Ciao ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Vedo tanta euforia, vedo. Io non è che voglio andare a trovare il pelo dell'uovo, magari che sono un po' troppo, magari, diciamo, puntiglioso sulla partita di stasera. Però da una parte io non sono soddisfatto, perché comunque a me non mi pare giusto. Cioè, vai sul 7-0, vai, gli ultimi 10 minuti. E non, comunque non ti vai a cercare con la stessa cattiveria l'8, che è il mio numero preferito. Quindi sono contento a metà stasera. Urbano Cairo! Ragazzi, domani ci andiamo a comprare tutti la gazzetta! Cosa fai l'articolino così, fai? Mica ragazzi, che spettacolo, che spettacolo, sta cazzo di cosa, no, che sta cazzo di cosa, me la tengo su fino alla fine, ma figurati, oggi sono andato su a cambiare la maschera, ho messo l'altra, sono andato su a casa a cambiarmela. Ragazzi, allora, alzi la mano destra chi si è divertito, era dall'asilo che non mi divertivo così tanto, ho detto re dell'oratorio, del memorial. Che squadra, Dio mio, guarda veramente, 7 gol, sì, vabbè che giocavamo contro i morti, perché lo sapevo che il Torino era una squadra di morti, l'avevo visto contro l'Ella, se fa cagare, però comunque ci sono gli avversari in campo di Serie A che si salveranno anche, e offrire una prestazione così con un centrocampo dove anche Mette, complimenti, che è entrato, ha fatto un mega partitone, la partita dell'ex, l'ha giocata veramente bene, un Rebic che c'era ancora qualcuno che diceva che Rebic non salta l'uomo, Rebic non salta l'uomo? Va bene, Rebic non salta l'uomo. Infatti, quando vedo che punta l'uomo, la palla arriva sempre in mezzo per il compagno proprio perché ti fa. È bellissimo perché è destro, però gioca anche col sinistro. Un altro dei nostri destro che gioca anche col sinistro. Abbiamo dei fuoriclasse assoluti veramente in squadra. Che va, ti punta, va per il destro, ti rientra sul sinistro, va per il crossare, ti rientra sul destro che c'è il difensore che praticamente va alle stuoie, va. Cioè, va in spiaggia proprio. Uno spettacolo e rapinatore, veramente. Ma avete reso ancora più fiero di 10 gol a Torino, 10 gol a Torino e 0 subiti. Mi piace tanti. Allora, l'unica cagata che abbiamo fatto a Calcianogo, che mi è piaciuto tantissimo, come mi ha deliziato tantissimo Trottolino, come veramente mi ha. Avete rotto i coglioni di chiamarmi. Come mi ha deliziato tantissimo, veramente. Rebic, naturalmente. Trottolino, Calhanoglu. Il presidente, a parte quella ciabattata di sinistro su un altro cioccolatino in mezzo con scritto Spinger del rapinatore. Mamma mia, il rapinatore è il migliore in campo. Tripletta, assist, cose, movimenti. Cioè, ragazzi, ecco, qua bisogna ringraziare Boban, perché comunque l'ha voluto lui. C'è da dire che qua. E pensate che il rapinatore, Giampaolo, non lo prendeva in considerazione. Cioè, ditemi un allenatore che allena in Serie A. Come fa per tutto un girone d'andata a non prendere in considerazione uno come Ante Rebic? Ante Rebic ha detto: questo qua non mi ha mai parlato assieme. Comunque, per farvi capire l'incompetenza che ci sono come alcuni arbitri che arrivano in Serie A, ci sono alcuni mister che arrivano che non si sa dove, che, perché uno è un ex calciatore, guardate Pirlo, non vuol dire che diventa un ottimo allenatore, ragazzi. Cioè, ragazzi, e questa è la conseguenza. Un giocatore così forte che l'anno scorso praticamente non ha mai giocato nel girone d'andata, abbiamo fatto 16 gol nel girone d'andata, per dire. Nel ritorno poi quanti cazzo ne abbiamo fatti che l'abbiamo preso in considerazione. Uno spettacolo. Non dico preoccupato, perché preoccupato è una parola troppo grossa. Sono dispiaciuto per Spaghettino, che sapete che è il mio pupillo, che gli ho urlato dietro qualche volta in live, naturalmente in maniera paterna. Perché dico, cazzo Samu, ma se non ti riescono le cose facili, che è un periodo di merda, figurati se ti inizi a fare quelle difficili. Lui si mette sempre il massimo impegno, ma, Spaghettino. Però purtroppo bisogna essere un attimino anche obiettivi. Se vogliamo alzare un po' l'asticella ancora di più per l'anno prossimo, per andare, per comunque sia andare proprio dall'inizio alla fine contro la Biscetta, bisogna assolutamente, assolutamente prendere un laterale destro a livello internazionale, anche perché l'anno prossimo, teoricamente siamo in Champions League, quindi mancano 3 punti, basta fare 3 punti in 2 partite, vincere una delle due, io la vorrei chiudere direttamente, anzi a me piacerebbe che già sabato sarebbe chiusa, che magari la Biscetta, adesso voglio vedere se tornate dietro la gamba, avete vinto anche con la Roma oggi, eh? Voi
Voglio vedere se domenica, se sabato con la Juve li dovete asfaltare completamente. Le hanno prese dalla prima di Milano e adesso anche da voi le deve prendere. Dovete asfaltarli, cari cugini, domenica, questi qua. E lo so che godete come pazzi che questi qua vanno in Europa League. Punto. Così le pigliano sia di qua che di là ne prendono. Comunque, la massima fiducia che comunque l'Inter farà una gran partita sabato perché ce l'hanno qua la Juve. Vederla fuori dalle coppe è una cosa favolosa, una cosa fantastica. Vederla fuori, addirittura fare l'Europa League per noi sarebbe veramente un sogno. Veramente, godrei tutta l'estate come veramente non so che ha mai goduto di più. Tornando alla prestazione, dietro infallibili, un grandissimo Davide Calabria. L'unico errore l'ha fatto a Cancelanoglu nel primo tempo che ha fatto una cagata esagerata che ci poteva costare caro, magari cambiava anche la panza, non penso che cambiava la partita, verranno troppo sul pezzo oggi. Però una fase difensiva veramente di livello, ragazzi, io non sono tanto, a parte che mi sono sfogato tanto in live che veramente ho già dato il meglio di me stesso, ma veramente, ragazzi, se è un sogno, non mi svegliate per favore, perché rivedere giocare questi ragazzi con la stessa intensità del girone d'andata, però con la squadra al completo, quindi con grande qualità in più rispetto al girone d'andata che avevamo sempre praticamente Lollo e Daniel come uniche riserve, che adesso con la squadra al completo che le gambe girano mille, risultato 10 gol a Torino in due partite e 0 subiti, e senza praticamente rischiare mai un cazzo. Abbiamo preso due azioni in due partite, quindi Franco veramente è una cosa mostruosa. Bravissimo Stefano Pioli che quando viene ammonito Ismael subito ha fatto scaldare Mete, ha messo dentro Mete. Rade è entrato, bravissimo sul gol, il quinto gol di Ante, ha fatto molto bene anche l'azione. Sempre quando Rade entra ci dà il massimo impegno, si sacrifica e fa il suo, ha fatto molto bene. Uno splendido brandiere. La cosa più bella che ho visto stasera, che mi ha entusiasmato di più, che settimana scorsa avevo detto che Calhanoglu e Brandias, praticamente Calhanoglu soffriva tanto Brandias. Questa sera hanno dimostrato che più passano le giornate e più si stanno intendendo sempre di più. Perché a Calhanoglu e Brahim Diaz sono due giocatori che sanno giocare molto bene a pallone tutti e due. Brahim Diaz veramente è un folletto, è fortissimo. Io mi auguro che il Madrax sicuramente ci avrà già pensato perché è molto più intelligente di noi. E sul suo lavoro avrà già pensato una formula come comunque magari rinnovare un prestito stavolta con obbligo di riscatto o con diritto di riscatto per l'anno prossimo. Per tenere un altro anno da noi, e secondo me con Real Madrid ci si metterà d'accordo. Io sono sicuro che Brian Diaz, che non vuole andare via da Milano, rimarrà al Milan. Detto questo, complimenti a Momo, a Mete, lo chiameremo Momo d'ora in poi, dato un nuovo soprannome. Momo è entrato e ha fatto una grandissima partita. A centrocampo non si passava. E poi, ragazzi, sulla live reaction, ragazzi, ancora che non si è iscritto sul canale Viola, andate a iscrivervi che c'è da divertirsi anche stasera. Quando Theo Hernandez è partito dalla nostra tre quarti, che ho visto che accelerava, che non c'aveva lui neanche il pallone, ho detto spaccali in due. E infatti è andato in porta. Me lo sentivo, ho guardato Righetti che era dietro, gli faccio questo qua va in porta. È andato in porta. Un'azione strepitosa con Rebic, veramente assist, men pure. Rebic che ce l'aveva praticamente, Rebic che ce l'aveva il fantacalcio oggi, chiunque ce l'aveva ha vinto il fantacalcio. 10 più, mi sembra che ha fatto due assist e sono altre, cos'è, 2 euro, 2 vale, sì, 2 euro, 2 punti. Sono 12 più 3, 6, 9. Praticamente che aveva Rebic stasera oggi al fantacalcio, che molti ragazzi fanno il fantacalcio, a me non piace farlo. Che mi ha fatto una testa così. Che a Rebic oggi ha vinto nella maniera più assoluta. Poi Raffaello è entrato molto bene. Complimenti anche per la freddezza del gol che ha fatto, che gli ha regalato praticamente una palla con scritto spingere a Dante e su quel gol lì. Che ha fatto molto bene. Avete visto la falcata con palla al piede quanti metri che ti prende se quel testa di minchia decide che l'anno prossimo veramente vuole essere da Milan. Non deve cambiare niente di come gioca, deve cambiare questa. Rafa, tu devi cambiare, devi non cambiare, devi modificare questa, l'atteggiamento, la grinta, la determinazione e soprattutto essere sempre, se avessi la metà della testa, del carisma di Inzaghi, tu saresti da pallone d'oro praticamente, perché sei fortissimo. L'anno prossimo, io sinceramente ti terrei ancora, ti darei un altro anno, ti darei, sono sincero, però ti voglio vedere cattivo. Ci sono volte che entri veramente, sei andato anche in fascia, mi è piaciuto come sei andato a recuperare il pallone, hai lottato quando sei entrato, hai voluto dare il tuo contributo. Probabilmente ti ha fatto bene la panchina di Torino, sicuramente, ti ha fatto molto bene. Abbiamo una coppia centrale, la Garanzia e Superman che veramente, cioè, non ho parole, veramente dietro. Abbiamo il sergente Superman e la garanzia che, cioè, il tuo uomo gioca. Questo
anche quando imposta l'azione, imposta bene sia di destro che di sinistro. È veramente un fuoriclasse di difensore. Questo qua fra 2 anni a livello di Koulibaly, nella maniera più assoluta, del miglior Koulibaly, perché è veramente completo, di testa. Ma poi volevo dire un'altra cosa, Urbano Cairo. Ma come mai sulla Gazzetta, quando Cristiano Ronaldo è saltato 2,53 m con la Sampdoria l'anno scorso, hai fatto un titolo così? E Tomori contro la tua Juve di merda, che per me tu sei presidente del Toro, ma sei juventino, che ha saltato 9 cm in più, non hai fatto neanche mezzo articolo su Tomori? No, perché mi sembra strano questa cosa, Urbano Cairo. Adesso mi devi spiegare perché tu non hai fatto l'articolo su Tomori, che ha saltato 9 cm in più di quelle di Penaldo. Mi devi spiegare come mai. Vedete, sono piccole cose, sono, però un giornalista deve fare una cosa comunque obiettiva, deve essere il primo sportivo, il giornalista, per dare l'esempio. Non lo fate mai, non lo fate assolutamente mai, anzi, ci odiate, e questo 7-0 che vi abbiamo dato, queste 7 pernacchie, veramente mi fa, no, non so, alzi la mano destra che sta godendo per Cairo, punto, ci fa godere ancora di più, e ti sta bene, te la sei cercata. Adesso, io non so voi, io spero che non mi alzo domani mattina e questo video qua non me lo trovo dentro YouTube, vuol dire che era un sogno la serata di stasera. Godo veramente come non ho mai goduto in vita mia, ma veramente godo come non ho mai goduto in vita mia, perché rivedere un 7-0, che forse non ho neanche mai visto un 7-0, un 7-3 con la Fiorentina, con di Van Basten, Gullit, Tassotti, compagnia bella, me lo ricordo a Firenze al Franchi, 1-0 Baiano, poi abbiamo vinto il 7-3, però mi ricordo un 8-2 a Foggia pure, sempre con gli invincibili, però 7 da un bel po' che non facevamo 7 gol, mi sa che erano davvero tanti, ma tanti, tanti anni, ce li godiamo tutti, uno più bello dell'altro, fra l'altro perché abbiamo fatto 7 gran cazzo di gol, anzi 8 con gol annullato per un pelo di figa Davide. Complimenti Davide, Teo Hernandez. Domani, ragazzi, domani far le pagelle, cazzo di pagelle faccio domani? Le facciamo perché ce le meritano. Ma domani è un deca unico, domani, è un deca più, 10 lode, 100 lode, cioè, a parte Samu, che a me dispiace tanto perché sapete il legame che ho con Spaghettino io. No, gli altri praticamente se dall'8 al 10 sei, cioè dare domani il migliore in campo, che lo dai? Lo dai a te o lo dai a Rebic? Io lo do a Dante perché ha fatto 3 gol e anche 2 assist, però mica Teo ha fatto 2 gran cazzo di gol, ragazzi, cioè il secondo gol è partito da casa mia, è passato a Bussolo a salutare i miei e poi è andato direttamente a Torino, cioè che cazzo di gol ha fatto? Che cazzo ne abbiamo fatto sul secondo gol? Adesso la partita me la vado a rivedere così quasi, perché è stata una goduria. Contentissimo poi di questa cosa di Akan e Ibrahim, veramente contento perché stasera sembrava che si conoscevano da anni, vedete, a farli giocare assieme, le prime partite un po' così, certo che si fa giocare una partita e poi le situazioni, devi andarle a fare giocare dopo altre 5, 6, 7, 8 partite, non riescono comunque a amalgamarsi, invece giocando così adesso anche Stefano si è reso conto che possono giocare assieme. E Stefano ha avuto la bravura di rischiarlo una partita, di rischiare Brian Diaz, che non era praticamente quasi mai partito da titolare in campionato, nella partita più importante della stagione, se l'ha rischiato, perché vuol dire che Stefano Pioli se ne intende di pallone, perché ha visto Brian Diaz che era in forma, ha fatto delle scelte coraggiose, ha tenuto fuori Ante inizialmente, ha tenuto fuori Raffaello tutta la partita e ha rischiato Brian Diaz. Risultato, una gran cazzo di partita a Torino e una gran cazzo di partita oggi contro il Torino, spettacolo. Quindi io adesso mi voglio ancora un attimino chiedere, ai miei utenti, anche ai miei amici, ai miei fratelli che non sono ancora convinti di Pioli, vi faccio una domanda e vi chiedo: secondo me state sbagliando, perché Pioli è al momento giusto, nel posto giusto, in questo momento qua, e il gioco che abbiamo comunque si era dimostrato. Abbiamo avuto un calo 2 mesi che eravamo stanchi, però quando ci siamo ripresi adesso sono 3 vittorie in 3 partite. E niente, una libidine. Questa squadra qua quest'anno ha fatto il 110% di quello che poteva fare, e io vi dico la verità, ragazzi, io non vedo l'ora che inizia la prossima stagione. Dobbiamo chiudere questa, ma l'anno prossimo quell'inno lì veramente io piango. Comunque, domani non si parla di calcio, si parla di questa partita qua, perché ce la godiamo, questo 7-0 di quella merda lì ce la godiamo. Ci vediamo domani mattina per risvegliarci in una maniera, anche se piove ci sarà il sole domani. Vi voglio bene a tutti, godiamoci questa bellissima serata, ragazzi, un campionato stupendo. E grazie soprattutto per i nuovi iscritti, abbiamo fatto 250 iscritti in 72 ore, adesso vediamo quanti ce ne saranno, però non ho neanche mai fatto un video così lungo. Veramente, sarei qua tutta la notte a parlarvi, sono troppo felice. Non mi sembra vero. Ciao ragazzi, vi voglio bene.